Piero Bagosi. Allora, è un onore per noi avere qui la campionessa di tiro a volo, Diana Bagosi, pluridecorata e medaglia olimpica alle ultime Olimpiadi di Tokyo, fra l'altro, che dopo vi dirò. Questo è il nostro presidente nazionale, generale Ottavio Renzi, vicepresidente nazionale Paolucci, il nostro amministratore generale e il segretario. Questo è il nostro consiglio nazionale dell'associazione Bersaglieri. Quasi al completo ci sono solo alcuni assenti giustificati, però questo è il momento più alto della nostra vita associativa, il nostro consiglio nazionale. Allora, dico un attimino come siamo arrivati qui ad avere Diana a farci visita. Allora, tutto nasce circa 3 mesi fa, perché il suo paese di adozione dove ha vissuto decide il 31 di agosto di organizzare dei festeggiamenti per il suo ultimo successo, la medaglia d'argento olimpica alle Olimpiadi di Tokyo. In quell'occasione il sindaco, l'amministrazione comunale e le varie associazioni del paese decidono, fra le altre cose da mettere in campo per la serata, di chiamare la fanfara dei Bersaglieri di Siena, e quindi di conseguenza anche fui invitato anch'io, come ovviamente presidente regionale della Toscana. La serata fu una serata molto importante, fra l'altro, dove c'erano moltissime autorità e molto importanti. C'era addirittura c'era il governatore della Toscana, c'era il presidente della provincia di Siena, c'erano i sindaci dei comuni limitrofi, quindi era una bella serata organizzata nella piazza del paese con un palco, con la platea, con il distanziamento, perché eravamo, come siamo ancora, insomma, in periodo Covid. L'unico problema fu che la pioggia ci rovinò la serata, perché siamo stati quell'oretta, insomma, più o meno, che duravano questi festeggiamenti, questi riconoscimenti che gli furono dati, sotto la pioggia. La fanfara stessa suonò e fece il suo lavoro dall'inizio fino alla fine, però purtroppo sempre sotto la pioggia. Quindi io ho conosciuto Diana in quell'occasione, e fin da quell'occasione lì lei ha sempre manifestato, anche nelle volte successive che ci siamo sentiti o che ci siamo scambiati dei messaggi, il suo orgoglio di essere una bersagliera. Allora, Diana nasce a Città della Pieve, quindi in Umbria, e le date non si dicono perché quelle signore, però vive e cresce a Cetona, che è in provincia di Siena, invece in Toscana. Cetona, per chi non lo sa, è un borgo molto bello, medievale, che è posizionato al sud della provincia di Siena, alla fine della Val di Chiana, diciamo incastonata fra le pendici della Miata e la Val d'Orcia, quindi un posto molto caratteristico e molto bello anche come località di villeggiatura. Diana è campionessa di tiro al volo nella specialità skeet. Il suo grado dell'esercito è caporal maggiore scelto, se non mi sbaglio. Bene, prima gaffa, va bene. Allora, lei nel 2005 è partita per il reggimento addestramento volontari di Ascoli Piceno, e dove è stata assegnata al corpo dei bersaglieri, dove riceve il basco ed il fez. Dopo 3 mesi di corso di volontario in ferma breve viene inviata al centro sportivo olimpico dell'esercito italiano qui a Roma. Negli anni ovviamente lei svolge la sua disciplina, conseguendo dei grandissimi successi sia a livello nazionale, internazionale e compreso le Olimpiadi, quindi mondiali. Vi elenco solo alcune delle principali affermazioni, perché per dire tutte ci vorrebbe un altro consiglio nazionale al completo. Dunque, Diana ha conseguito la medaglia di oro olimpico a Rio 2016, l'argento olimpico di quest'anno a Tokyo,
campionessa mondiale nel 2019, campionessa europea nel 2019, 5 medaglie d'oro in Coppa del Mondo, 8 medaglie d'argento in Coppa del Mondo, 4 bronzi in Coppa del Mondo. E queste sono solamente una piccola percentuale delle sue conquiste. Tra l'altro le medaglie olimpiche ce l'ha tutte e due qua, quelle che pesano di più, diciamo, quella d'oro di Rio e quella di argento di Tokyo, ce l'ha qui attaccate al collo. È una sorpresa per la signora. È una sorpresa. Il comandante. Il suo comandante quando lei si è arruolata nell'esercito. Dalla pandemia. Diana Bacosi, 38 anni, umbra di nascita, toscana di adozione, anche lei oro a Rio nel 2016 e anche lei qui lo manca per pochissimo. Un solo piattello alle spalle dell'americana Amber English, secondo posto nel tiro a volo femminile categoria skit. Sorride Diana dopo una gara straordinaria. Ce la meritiamo perché siamo forti, siamo troppo forti, riusciamo sempre a cavarcela anche nelle situazioni più brutte. Al motivo per cui c'è tutta questa organizzazione, che vuole essere un esempio di quello di come concepiamo noi l'attività sportiva, che deve essere un finale di tante attività. Benvenuta. Grazie. Benvenuta alla bersagliera, perché abbiamo poche occasioni noi delle vecchie generazioni di conoscere delle bersagliere, come dice il nostro giornale, bersagliere femminile, vero? Plurale femminile, perché fino adesso io specialmente, che sono un vecchio militare, soltanto bersaglieri maschi ho conosciuto. E quindi però è un grande onore averla qui. Onore veramente, siamo orgogliosi di poter annoverare fra i nostri bersaglieri una personalità come lei, che tutti abbiamo ammirato in quei momenti che abbiamo visto, perché tutti eravamo incollati davanti al video a vedere le imprese dei nostri atleti. E in particolare a noi piace, personalmente mi piace il tiro, e quindi non lo frequento perché non ho avuto più la possibilità di farlo, però ho trepidato anche per lei e sono veramente contento che lei abbia potuto raggiungere questi due importantissimi risultati che noi abbiamo seguito. Peccato per quel piattello finale, altrimenti sarebbe stato anche un record, perché mi sembra che sarebbe stato un record, due di fila, due medaglie d'oro. Noi l'abbiamo accolta qui, ripeto, con un vero senso di appartenenza, perché tutti coloro che sono bersaglieri sono cari ai nostri cuori, e lei anche lo è da oggi poi, perché l'abbiamo conosciuta direttamente, e quindi abbiamo avuto l'onore di ammirare queste medaglie che vediamo. Poi la voglio prendere una in mano, perché le vediamo sempre in televisione. Poi loro che fanno quel gesto di morderlo per dire che è oro vero o argento vero, però noi, io perlomeno sempre dico, chissà qual è la sensazione, certamente non di un vincitore, però di uno che ha detto sì, non toccare la medaglia d'oro, mi sarà piaciuto. Quindi adesso ve la lascio perché magari qualcuno vuole chiedere qualcosa, innanzitutto però facciamo dire qualcosa a lei. Grazie. Buonasera a tutti, intanto è per me un onore, oltre che un piacere essere qua
con voi, aver ricevuto questo invito. Mi sento veramente a casa, in famiglia, quindi per me è una cosa, un'emozione straordinaria. Ringrazio il signor Alfio che si è prodigato affinché tutto questo potesse, insomma, venire, il presidente, il vicepresidente, insomma tutti voi qui presenti. E che dire, ancora grazie per questa opportunità, per questa esperienza, per aver ritrovato il mio vecchio comandante, anche è stata un'emozione incredibile sentirla questa mattina, veramente bei ricordi. Il militare, si sa, forma la vita militare, forma il carattere, forma la persona, quindi un'esperienza è stata per me, lo è tuttora, anche se ho un incarico di atleta militare, però io mi sento sia atleta che militare e soprattutto bersagliere. Abbiamo una piccola cosa piacevole ancora da fare, perché prima non so se avete sentito il passaggio delle parole di Alfio. A un certo momento ha detto: è stata a Chieti dove gli hanno dato il pezzo e il basco. Esatto. Sono le cose strane della nostra Italia, direi, non del nostro esercito. Del nostro esercito vi potrei fare mille esempi. Si è fermato Alfio al Fez e al Basco, non è andato oltre, per cui ognuno di noi magari si è chiesto, dice sì, ma il cappello primato non l'ha avuto. Ecco, allora noi siamo qui per sopperire a questa manchevolezza del nostro esercito, e quindi abbiamo preparato un cappello piumato da poterle consegnare. E adesso è tutta per voi. Farei io invece una domanda alla nostra campionessa bersagliera. Intanto perché è una donna, e avere adesso le donne nei bersaglieri siamo abituati, ma averla nei bersaglieri come atleti pluridecorate, medaglie d'oro olimpiche, è qualcosa di importante. Allora la domanda è questa: come donna, lei ha tre livelli, familiare, dell'esercito, perché è una caporal maggiore capo, certo, e poi è un'atleta, quanto le pesa o quanto la impegna sotto questo aspetto, ma soprattutto quanto tempo deve dedicare per arrivare a questi importanti impegni, cioè quanto allenamento è costretta a fare per essere sempre pronta alle gare? Dunque, conciliare sicuramente la vita di atleta, militare, mamma, non è facile. Io ho sentito sua mamma in televisione mentre lei stava per sparare, quindi ho sentito il commento, chiuso. Non è facile, però con una grande organizzazione e sicuramente una grande dedizione insieme alla passione si può affrontare tutto. Qualsiasi problema, qualsiasi avversità è stata sempre superata. Io ringrazio soprattutto i miei genitori che mi sono sempre stati vicino, mi hanno cresciuta in questa mia passione perché vedevano in me un talento, non solo dal punto di vista sportivo, ma mi hanno anche sempre incoraggiato a partecipare alla vita militare. Io ho fatto tantissimi concorsi prima di entrare, insomma, prima di vincere un concorso, perché era l'ex UFB, volontario fermo a breve, e il mio sogno fin da piccola era sempre quello di entrare nell'esercito, quindi mi hanno sempre invogliato, incentivato nei miei sogni, e devo dire che per ora si sono avverati tutti. Io ho un bellissimo figlio anche, sono riuscita, e Mattia che è qua con me, mi ha accompagnato.
Sono riuscita a conciliare tutto, ma questo lo devo anche grazie a loro, perché senza anche il loro spirito di sacrificio non sarei riuscita a conciliare tutto. Allenarsi non è allenarsi, conciliare la vita familiare non è facile. Comunque tutto ruota intorno alla famiglia per me. La famiglia è al primo posto e tutto ruota intorno ad esso. Quindi in base agli impegni miei, militari, familiari, girano gli allenamenti. Io riesco comunque sia a gestirli. Vero che mi prendono gran parte della giornata, perché io mi reco al poligono intorno alle 8:30 del mattino e durante la settimana sto fino alle 14, weekend, venerdì, sabato e domenica al completo, dalla mattina presto fino all'imbrunire, quindi porta via tanto tanto tempo. E più ci sono le trasferte internazionali, insomma tutto... però ci sono anche dei mesi in cui si sta a riposo a casa e ci si gode la famiglia, però se si vuole si può. Brava. Adesso, oltre che essere una campionessa, è anche una bellissima signora, è vero? Certamente. Intanto mi per quello che lei fa è orgogliosa, appunto, che sia anche una bella. Le chiedo come e quando nasce questa passione? Questa passione nasce all'età di 13-14 anni, grazie al mio babbo, che è cacciatore, frequentante il poligono, e io per passare un po' di tempo con lui, visto che lavorava assiduamente durante la settimana, la domenica era il giorno in cui potevo passarlo insieme a lui, e lui però voleva passarlo anche con i suoi amici, andare al poligono, andare a caccia. E quindi io, per passare un po' di tempo con lui, mi recavo con lui a caccia, ovviamente non sparavo, andavo, passeggiavo con lui, però stavo insieme a lui, e al poligono lo stesso, segnavo i punteggi all'inizio, non è 12-13 anni, insomma. Poi un giorno mi ha fatto, al compimento del 14° anno di età, mi ha detto: perché non vuoi provare, vuoi provare a sparare un po', vediamo se ti piace, ti diverte. E poi da lì non mi sono più fermata.